too blissfully dead. Looking for the victim, shimmering in bed. Searching out fear in the gathering gloom. And suddenly, moving in the corner of the room. And there is nothing I can do. When I realize we're flying, but Spider-Man is having me. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Lunatica on the radio. Ciao Samantha. Ciao Emanuele. Eccoci qua di nuovo. Eccoci qua. 7 marzo. Abbiamo bypassato la prima settimana di marzo, eh? Esatto. Quindi ci avviciniamo. Tempo sfuggit. Passo dopo passo la primavera sta arrivando, eh? Saranno finite queste piogge? Non lo so. Vedremo. Io intanto ho parcheggiato una barchetta a remi in giardino. Non si sa mai. Le ultime piogge, quelle di marzo, le famose scroscioni, come si dicono a Roma, no? Il famoso scroscione. Sai nonna che diceva? Marzo, pazzerello, vedi il sole e prendi l'ombrello. Esattamente. Ed è proprio così. Vecchi adagi, penso che qualche cosa insegnino. Siamo partiti subito a bomba con i Cure, che tra l'altro è uno di quei gruppi che purtroppo nelle radio, come si suol dire, mainstream, vengono suonati un po' troppo poco. È vero. Andrebbero suonati un po' di più. È vero. Sai perché l'abbiamo messa? Ci sono loro? Naggia. Anche se sono stati da poco in Italia, concertone che ne hanno parlato tutti quanti, però è una delle canzoni che ci ha indicato Domitilla Maria Biondi, che è qui con noi. Ciao Domitilla. Ciao. Ciao Domitilla, benvenuta. Grazie. Allora, siamo partiti subito con i Cure. Come mai proprio questa canzone? Tra l'altro pezzone, Ma sono tutti pezzi che ho raccolto in realtà in una playlist di Spotify che è collegata al mio lavoro di fotografa. Perché ricorda un po' me, la mia personalità e anche le foto che scatto, il mood. Tra l'altro invito Samantha a non vedere il video perché è pieno di ragni. Esatto. Quindi, esatto, non vedere questo video perché se uno ha un po' di fobia dei ragni è la fine. Esatto, la fine. Sono aracnofobica, quindi evitiamo. Esattamente. Senti, invece noi siamo molto curiosi di conoscere Domitilla sia come professionista, come artista, ma anche Domitilla di tutti i giorni. Noi siamo curiosissimi. Bene. Chi sei? Chi sono? Allora, io sono una fotografa e una designer. Quindi la mia carriera di fotografa inizia in realtà quando sono molto piccola, perché i miei genitori lavoravano con la fotografia prima che io nascessi, quindi sono nata un po' con la macchinetta in mano, prima passione, e poi sono cresciuta e diventata anche una designer. Che genere di fotografie preferisci? La street, paesaggi, ritratti? Prediligo la street photography, quindi degli shot, degli scatti molto estemporanei. Io scatto in digitale in questo momento, ma scatto in digitale come se scattassi con un'analogica, quindi se lo scatto viene bene, altrimenti no. Sono tutti molto estemporanei, quindi principalmente street e anche qualche ritratto in realtà, sì. Ci metto in mezzo anche un po' di architettura perché è un'altra mia grande passione. Eh beh sì, che poi la fotografia oggi, come tante cose, la digitalizzazione ci ha aiutato tanto. Intanto per la mole di foto che uno può scattare, perché Forse troppe. E poi anche per sapere subito il risultato che hai ottenuto. Anche perché magari vai in posti in cui dici ci vado una volta, poi chissà se ci ritorno più nella mia vita. Se ti sei bruciato un rullino fotografico, hai finito.
infatti prima era chi sapeva fare le foto e chi non sapeva farle, c'era questa, non c'era una via di mezzo, cioè, e c'era chi tagliava le teste, chi tagliava i piedi, esatto, era un classicone. Vabbè, ma finché sai tagli i piedi, io giusto l'altro giorno stavo riguardando le foto del battesimo, ce n'è una in cui, che sicuramente ha scattato mio papà, ha tagliato le teste a tutti tranne che a me, perché io ero in braccio a tutti, quindi il soggetto l'ha preso bene. I piedi delle teste, però, dai. Senti, tra l'altro, ecco, questa la tecnologia, ecco, abbiamo appena accennato, no? Ormai è in tutti i settori, no? Anche artistici, lo vediamo, ecco, nella musica, le piattaforme digitali, Spotify affini, anche un po' nell'editoria, anche se comunque invece la carta stampata ancora regge forte, no? Sotto questo aspetto. Nella fotografia anche abbiamo fatto passi da gigante, insomma, dall'analogico al digitale, ma anche lo vediamo anche, ahimè, qui tocco un tasto dolente sugli smartphone, per esempio, che hanno raggiunto un livello abbastanza importante, no? Poi è vero che la fotografia è un'altra cosa, però la facilità con cui scattare oggi è proprio alla portata di tutti. Sicuramente la qualità dello scatto, proprio a livello di grafica, di pixel, insomma, alcuni cellulari fanno foto più alta risoluzione di molte macchinette ormai, quindi. Però la mano e l'occhio, quello purtroppo è più difficile, quello bisogna averlo, esercitarlo. Però io posso permettermi una cosa, secondo me c'è da fare una grossa differenza tra fotografia di, diciamo, scatti che vogliono trasmettere un qualcosa di artistico e scatti che trasformano i ricordi in qualcosa che tu puoi rivivere, perché secondo me sono due cose ben diverse. Sì, decisamente. Diciamo che per chi scatta forse le due cose sono collegate, cioè dietro ogni mio scatto c'è tutto un ricordo, tutta una storia che però è personale, ovviamente. Chi è dall'altra parte ci può leggere in realtà un po' quello che vuole, perché alcune foto non sono neanche facilmente contestualizzabili, non sai magari dove sono state scattate, no? Quindi per me soprattutto è la storia che riesci a leggerci, che a volte è estremamente personale, sì, soprattutto sì. In alcuni scatti ho avuto questo feedback riguardo alcuni scatti, ogni persona leggeva una storia completamente diversa ed è quello che io adoro della foto e dei miei scatti in particolare. Beh, quello è vero, perché poi dipende sempre anche dallo stato d'animo del momento. Perché anche guardare un quadro, che ne so, i girasoli di Van Gogh, a me possono trasmettere una determinata gamma di emozioni o ricordi, e a Emanuele ne possono trasmettere altri. Beh, quindi, sì. Sì, sì. Beh, questo è un po' anche nella foto di chi guarda, no? O anche nella musica di chi ascolta, cioè in base al proprio stato d'animo riceve dei feedback di emozioni. Sotto questo aspetto c'è poco da fare. E invece noi siamo già a metà della nostra chiacchierata e direi di fare la seconda pausa musicale, ci ascoltiamo un brano e poi dopo torniamo. Thank you.
siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV, Lunatica On The Radio. E come... Ciao Giulia! Esattamente, salutiamo Giulia Massarelli, Lunatica Contest, Lunatica Records, Lunatica Factory, tutto quello che Lunatica, è Lunatica. Tutto il pacchetto Lunatica. Esattamente. Tutte le Lunatiche. Io lo dico sempre, ogni volta che la sento, io l'ho memorizzata come Giulia Lunatica, ma non è un'offesa personale, perché Lunatica... Sei Lunatica, no? Invece no, in realtà, esatto. In questo caso è veramente un pregio sotto ogni punto di vista. Esatto, non è solo suo, ma anche di tutte le Lunatiche. Esattamente. Che girano intorno a lei e che ci fanno e che ci fa conoscere ogni volta. Assolutamente sì, assolutamente. Artiste sì. Con la A maiuscola. Senti, un altro bel pezzone questo, crack, eh? Molto, sì. Sono anche un po' diversi, penso, no? Del Cure. Sì. Però tutti mi danno un po' lo stesso mood. Perché poi, tra l'altro, la musica è quella che... Cioè, c'è poco da fare, no? La colonna sonora della nostra vita, tra virgolette, sembra una frase fatta, musica. C'è poco di suoni, a prescindere. Cioè, anche il click della macchinetta è un suono che fa parte della colonna sonora della nostra vita. C'è poco da fare. Ah, io spesso quando scatto sono in cuffia, mi isolo totalmente, quindi assolutamente sì, sono super d'accordo. Senti, noi invece ogni tanto ci facciamo un giro nei vari gruppi, quindi tiro fuori un ginepraio, nei vari gruppi di amanti della fotografia su Facebook, per esempio, no? Notiamo sempre spesso tanti fotografi alle prime armi che magari mettono su uno scatto e dicono che ne pensate? Un consiglio, pensate? E lì succede veramente il delirio, gente che insulta perché se non siete capaci lasciate perdere, cioè, voglio dire, si comincia sempre da qualche parte. Cioè, ma non si nasce imparati. Un consiglio lo si dà a tutti. Direi proprio di sì, assolutamente non si lascia imparati, anzi è una ricerca continua, il feedback è necessario per crescere, ma diciamo che in tutto, no? È così. Facebook dà l'opportunità un po' a tutti di esprimersi su tanti campi e magari dal vivo certe cose non le direbbero neanche. E tu, visto che si parla di consigli, che consiglio daresti a chi è alle prime armi o chi vorrebbe proprio iniziare da zero? Da zero. Ti dice: voglio fare fotografia. Dilla, voglio iniziare a fare foto. Come posso iniziare? Allora, intanto, forse il consiglio più importante che posso dare non è mio, ma è dei miei genitori, e cioè che la foto più brutta è quella mai scattata. È vero. Quindi se non si prova e non si scatta e non ci si mette alla prova è inutile, cioè, bisogna per forza cominciare da qualche parte, anche se si pensa di non essere bravi, non essere adatti, non avere l'equipaggiamento giusto, che è assolutamente opinabile, perché una bella foto può uscire fuori anche col cellulare, anche con una macchinetta che abbiamo pagato pochissimo. E, quindi l'importante è scattare, chiedere assolutamente feedback e poi in realtà guardare tante foto, proprio sviluppare l'occhio, ma non le foto magari su, non lo so, la bacheca di Instagram, magari anche su Instagram o anche su TikTok, perché ci sono diversi canali, selezionare alcuni artisti che ci piacciono, famosi o meno famosi, e guardarceli anche una volta al giorno, una volta a settimana, ogni tanto andiamo lì e gli diamo un'occhiata. Bel consiglio. E questo è un ottimo consiglio, assolutamente. Senti, tra l'altro hai toccato un tasto interessante, no? Che è quello del momento, no? Se noi andiamo a vedere le fotografie che hanno fatto la storia, no? E ce n'è una qui aperta qui davanti, che è la famosa bambina vietnamita durante la guerra in Vietnam. Penso che è una delle fotografie più iconiche che siano mai state scattate. Tra l'altro, veramente un scatto rubato, no? Come tante foto che sono state scattate, non so. Come la famosa foto anche della ragazza. La ragazza afghana. Afghana con gli occhi, esatto. Quelli azzurri. Però, lì c'era un po' più di studio, no? In realtà sì. Qui è veramente scatti veramente rubati spesso e volentieri anche in territori molto complicati, no? Magari e spesso a me in guerra. Di scatto rubato, sai quale mi viene in mente? Se non mi sbaglio è di Capra, se non mi sbaglio, Franz Capra, è quella della guerra spagnola, del soldato che viene colpito e che sta cadendo indietro. Esatto, il famoso, a me in quel caso, momento giusto, scatto giusto. Giusto al momento giusto. Però ecco, in quel caso unico e ripetibile. Esatto. Sì. Però ecco, in quel caso sono foto che tecnicamente, se uno va, le deve analizzare, spesso anche questo accade su Facebook, cioè non vanno analizzate, vanno solo viste, cioè punto. Beh sì, alcune foto sono di cuore.
ti possono piacere o non piacere, ti possono disturbare o meno, si può fare un'analisi, ma la foto spesso non poteva che venire in quel modo, in quel momento, perché magari non avevi neanche tempo di studiare niente, cioè il soldato che sta cadendo è uno scatto talmente veloce da fare che poteva venire solo in quel modo. Ed è il bello della fotografia, secondo me, perché proprio cristallizza dei momenti. È per questo che, per esempio, a me non piace usare Photoshop, lo uso, anche se lo uso per lavoro, per altre cose, nella fotografia lo uso veramente molto poco. È giusto, ecco, magari per cambiare un po', non so, la luminosità o qualche contrasto, che è un lavoro che si è sempre fatto, anche sviluppo di rullino, insomma. Ma non ho mai photoshoppato nulla nella fotografia, perché per me perderebbe senso, per il tipo di fotografia che faccio io, insomma. Che poi, esatto, questo è un altro bello argomento, no? Il fatto, esatto, del fotoritocco, che hai detto una cosa giustissima, cioè c'è sempre stato la mano, come dire, di post-produzione, anche quando c'era il rullino, certo, no? Oggi, le vecchie lastre fotografiche, si parla da quelle con la soluzione d'argento. Dall'altra parte oggi si è arrivata quasi a un'estremizzazione, no? Ho visto spesso e volentieri delle foto pre e post, per esempio, quando si scattano le modelle, cioè praticamente sono quasi persone diverse, cioè, esatto, alla fine dice, ma questa è un'altra persona, cioè, e adesso poi c'è l'introduzione anche dell'intelligenza artificiale che ti va a modificare addirittura lì tocchiamo dei tasti veramente complessi. Vabbè, un altro genere di fotografia, però, cioè, è proprio un altro tipo, non è più realistica, non è più uno shot estemporaneo. Cioè, si vuole modificare in qualche modo, è una scelta, però secondo me andrebbe specificato, quello sì. Esatto, come è successo, mi pare di aver letto in settimana, o comunque la settimana scorsa, di un fotografo che su Instagram aveva fatto dei ritratti in bianco e nero, ma scatti pazzeschi, bellissimi, e poi ha ammesso che le persone ritratte non esistono, perché tutti quegli scatti erano stati fatti con l'intelligenza artificiale. È arte, è un'arte, è un tipo diverso di arte. Esatto, perché abituare un po'. Assolutamente. Esatto, io ho provato a fare delle tramite le varie applicazioni di intelligenza artificiale, ma credimi, non è facile ottenere il risultato che vuoi, perché devi essere molto specifico nel dare i comandi. Io preferisco la vecchia. No, perciò dico che è un tipo diverso di arte, sì, perché esatto, comunque c'è un lavoro, ma c'è anche un'idea di quello che vuoi ottenere, quindi... Esatto, quindi c'è uno studio. È verissimo, sì. Tra l'altro è molto interessante, ho fatto un test su un famoso programma, non diciamo nomi, comunque un famoso programma che toglie i cavi della corrente, no? Vediamo se funziona veramente, e funziona veramente, cioè è una cosa imbarazzante quando dici, com'è possibile che ha riprodotto il cielo che c'era dietro perfettamente e non si vede niente, cioè, quindi però siamo... sai, secondo me in quel caso il fotoritocco ci sta, perché non vai a intaccare o modificare radicalmente quello che tu hai scattato, vai solamente a levare magari un filo che... La soluzione era nella tagliare il filo prima di fare la foto. Esatto, poi ci rimanevi attaccato però. Tronchesina e si staccava, ci sta, insomma. Vabbè, no, se lo fai dimmelo, che io scatto... No, è vero, scatto è vero. Nel momento in cui tagli, quindi vi verrebbe uno scatto irripetibile. Foto, anche quella è uno scatto unico. Esatto. Esattamente. Esattamente, tutto questo aspetto bisogna cogliere l'attimo, come esatto, si può dire, come carpe si diem. Senti, invece è molto interessante anche, spesso se ne parla, forse se ne parla troppo nell'ambiente di nicchia, tra virgolette, no? Si parla sempre spesso delle mostre di quadri, di grandi artisti che hanno fatto ovviamente l'epoca della pittura, però spesso e volentieri ci sono molte mostre fotografiche anche in giro per la città, però vengono pubblicizzate un po' poco, almeno questo è il mio pensiero, cioè ne vedo tante ma poco pubblicizzate, invece si dovrebbe fare un po' di più magari. Assolutamente, e credo che, non so se sia un problema proprio della nostra società, non mi spingo così in là, però la fotografia, forse proprio perché è diventata un po' mainstream, lo fanno un po' tutti, ha perso tanto di valore e non viene proprio a volte concepita come arte, oso dire.
se non per magari artisti super famosi, super accreditati, ma comunque viene percepita meno rispetto magari all'arte pittorica o scultorea, che ci sta perché è ovviamente molto più moderna, in termini di secoli. Però è un peccato, ci vorrebbe un po' più di cultura forse su questo, anche pubblicizzandola di più, facendola conoscere un po' di più. Ma non so se il problema è solamente a livello italiano, quindi ci parliamo dei nostri confini, e se all'estero le mostre fotografiche sono maggiormente accreditate. Non so come ci sono funziona. grandi fotografi che all'estero vengono considerati in maniera molto autorevole, e da noi magari manco si conoscono, cioè, quindi probabilmente è un fattore prettamente culturale italiano, forse è il mio parere, Sì, magari perché sbaglio. credo che in America di mostre fotografiche ne facciano. Vabbè, che l'America è 10 volte l'Italia, Vabbè, anche di però. più di 10. Però secondo me all'estero ne fanno molte di più di mostre fotografiche. Probabile, probabile. Nel Dobbiamo. resto d'Europa forse più, che l'America è ancora più di nicchia, perché ricordiamoci che è grande, Eh sì. e quindi diciamo la popolazione media forse no, però nelle nicchie sono più conosciuti alcuni fotografi. In Europa sicuramente, almeno in alcune grandi città europee, c'è anche molta più abitudine proprio andare nei musei, forse rispetto all'Italia, paradossalmente oserei dire, però. Senti, una foto che ti ha particolarmente colpito, ce n'è? Oppure, come detto prima, deve essere ancora fatta? Forse deve essere ancora fatta, o forse posso dire dei dettagli di alcune foto, però è un po' come per la musica, non ho una canzone preferita e probabilmente non ho neanche una foto E preferita. un fotografo preferito? Oddio, Newton, banalmente, però sì. Vabbè, diciamo, Vabbè. ci Eh sta. sì, Cioè. direi proprio di sì, eh. Poi, anche lì, ognuno ha la sua peculiarità sotto questo aspetto. E secondo me, se si riesce a cogliere l'essenza di ogni fotografo, Penso forse che ne riesci a capisci, riconoscere, a parte tutto, ma riesci poi a aggiorci anche la riconoscere, mano. esatto, qualsiasi scatto, anche senza nome sotto, dici, quello è suo. Ipoteticamente, le foto di Toscani, per esempio, si riconoscono sempre. C'è poco da fare, a prescindere, anche se non sai chi l'ha scattata. Insomma, cioè, è così. È Eh così. sì. Domitilla, noi siamo quasi alla fine della nostra piacevole chiacchierata, ma abbiamo l'ultima canzone, che anche in questo caso è una canzone molto strong. Questa è da carica, eh. Sì, era per chiudere in bellezza. Senti, tra l'altro, visto che ci siamo e ci hai parlato di playlist inizio chiacchierata, nella playlist di Sì. Comfort Zone, quella che tu ti senti quando scatti, che non manca, cioè non deve mancare mai. Oddio, anche questa è una domandona perché dipende dal mood di quel Beh. momento. Diciamo che va sempre forse sul new wave il genere. Posso dare un genere, sì. Perché probabilmente è quello che ispira di più, capito? Sì, Queste probabilmente sì. sonorità Però particolari. dipende molto dal mood della Sì. giornata, anche da dove sono. Però sì, generalmente sì, perché forse distrae anche un po' di meno, non lo so. Sì, probabile, probabile. Però prima di lasciarci alla canzone abbiamo due Le domande ultime che due. sono forse le più importanti, le più complicate, Esatto, un po' quelle che tutto. fanno fuggire tutti. Ah, scherzo, Devo scherzo. rispondere per forza. Io direi di sì. Ma dove i nostri amici ascoltatori possono trovare le tue foto e dove possono trovare te? Niente indirizzo di casa. No, indirizzo di casa direi di no. Allora, sui social, principalmente su Instagram, mi trovate come Domabi Fotografi, dove Domabi sono le iniziali del mio nome, che è un po' lungo, quindi Domitilla Maria Biondi è diventato Domabi. Giusto. E quindi con questo nick mi trovate sui social e poi lì ci sono vari link che riportano tutto il mio mondo. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Domitilla, quindi fatelo perché, Esatto. come diciamo a Roma, È gagliarda e è tosta. gagliarda e tosta, esattamente. Quindi seguite Domitilla perché è cosa buona e giusta. Noi nel frattempo ti salutiamo e ti ringraziamo per averci fatto compagnia. In bocca al lupo per Grazie mille a tutto. voi. Grazie.
e diamoli nella regia. Ci sentiamo l'ultimo pezzo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao.